Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Buon anno a chi non c'è stato durante il primo live di quest'anno e iniziamo l'anno con un po' di volatilità. Solo Bitcoin ci sa trattare in questo modo, che ci gasa in una maniera incredibile, poi sembra che voglia correggere, poi sembra già di no, poi sembra di nuovo di sì, insomma, continua a essere estremamente volatile. La candela di oggi direi che parla da sola. E noi, come al solito, ci troviamo per cercare di mettere da parte le emozioni, la smania di voler far qualcosa, di acquistare o di vendere o di prendere posizioni in maniera troppo impulsiva per cercare di far tornare al comando la nostra parte razionale. In queste situazioni dove da un lato abbiamo l'iperestensione, abbiamo un grafico che continua a tirare, che non conosce limiti, perché qualsiasi resistenza viene rotta e soprattutto non esistono barriere di prezzo. Si parlava dei 20.000, sono stati spazzati via. Poi ci sono stati 25, sono stati spazzati via. I 30.000 sono stati spazzati via. Ogni tanto sì, c'è qualche esitazione, un attimino, ovviamente di pausa, perché chiaramente non è che si può soltanto salire senza nemmeno un attimo di sell-off, però anche quei sell-off vengono immediatamente acquistati e assorbiti. Questo ci fa capire un po' la situazione in cui ci troviamo. È una situazione estremamente pericolosa. Per quale motivo? Perché da un lato si stanno un po' ricongiungendo tutte quelle linee che portano allo scenario della bolla speculativa. Abbiamo l'incremento di prezzo rapidissimo e molto ingente, abbiamo la copertura mediatica che ormai è ovunque, abbiamo anche nuove persone che non ne sanno nulla, che vogliono entrare in Bitcoin, vogliono capirne di più e vogliono soprattutto guadagnarci. Ecco, è una situazione che ricorda molto il 2017. Quindi la domanda ovviamente più frequente che viene da fare è proprio questa: siamo all'apice di un'altra bolla speculativa pronta a implodere e a riportarci sulla terra, oppure questa volta andrà magari in un'altra maniera? Proviamo a rifletterci, dati alla mano, e soprattutto al di là di fare sterili riflessioni del tipo sì, andrà così, andrà cosà, cerchiamo di metterci noi in prima persona all'interno dei vari scenari e cerchiamo di capire come li si può affrontare in maniera concreta, andando ad osservare i livelli chiave di Bitcoin e delle altre coin. Piccola parentesi, le altcoins stanno iniziando a spingere, è ancora presto a mio parere, tra poco vediamo anche quello concretamente, però ci sono i primi bei segni, dai, di ripresa di un downtrend ormai che ci ha esasperato in maniera incredibile, in primis che vede come protagonista assoluto, tanto per cambiare, Ethereum. Andiamo a vedere, vi dicevo, i livelli chiave sia per BTC che per le alt e andiamo a ipotizzare possibili scenari e le situazioni e i metodi per affrontarli nella maniera migliore. Prima di andare a vedere i grafici, come sempre, io vi incentivo a farmi un sacco di domande perché io voglio che voi siate i protagonisti assoluti di queste live. Quindi, sia che siate nuovi e che avete scoperto da poco Bitcoin, anzi, in particolare, se siete nuovi, non siate timidi, fate domande, non vi vergognate perché è molto peggio tenersi un dubbio che fare una domanda alla cui risposta magari poi aiuta a prendere decisioni più furbe, più razionali. E anche se siete invece tra i soliti, tra quelli che si vedono sempre, siate sempre pronti a partecipare, a dire la vostra e offrire argomenti di discussione. Io ho selezionato anche un paio di news, così giusto per scaldare un po' la live per iniziare, e poi ci lanciamo sulle vostre domande e sui grafici. Non perdo assolutamente tempo e inizio con la mia fantastica autopromozione della mia pagina Instagram nata oggi, alla quale vi consiglio di seguirla, che vi consiglio di seguire. In sostanza, la differenza tra Instagram e gli altri social che ho già sta ovviamente nella forma del contenuto, ok? Instagram è fatto in un modo particolare, ecco, adesso non sono nemmeno loggato. Comunque, se mi seguite, se andate a vedere il primo post che ho pubblicato oggi, potete
potete vedere un esempio di come ho intenzione di strutturare i miei contenuti. In sostanza ho intenzione di fare contenuti visivi, super easy, proprio dedicati a chiunque, sia a chi vuole rimanere sul pezzo, rimanere aggiornato e già conosce Bitcoin e è già in questo mondo, ma anche e forse soprattutto a chi è intenzionato a scoprirlo, ok? Io mi immagino una persona, magari tra i 20 e i 25 anni, che inizia a sentir parlare di Bitcoin, vuole scoprirne di più. Apre il mio canale YouTube, vede i miei live e dice sì, buonanotte, sto qua, parla in arabo, lasciamo perdere. Guarda Telegram e magari vede le analisi, ok, magari non gliene frega niente del trading, sì, vede le news, però non sa di che cosa si sta parlando. E allora ho detto, offriamo un canale in più dove chiunque, veramente da chi non sa niente a chi è già super skillato, può trovare informazioni utili, presentate in un modo che va veramente bene a chiunque, sotto forma di infografiche, sotto forma di pillole, quindi notizie divise in post che contengono massimo 3 o 4 slide. Sapete che si può fare lo swipe su Instagram e dividere un post in più immagini, oppure qualche mini video, lì magari condividerò quelli che già pubblico su Facebook, sempre indirizzati a chi vuole scoprirne di più del mondo Bitcoin. Lo scopo è ampliare ovviamente il mio pubblico, introducendo una nuova fetta che è quella fetta magari più giovane e più curiosa, che fa fatica a trovare informazioni, non sa dove cercarle sul mondo Bitcoin, e quindi vediamo come va questo esperimento. L'obiettivo finale ovviamente è sempre portare una mass adoption consapevole, ovvero non divulgare false informazioni del tipo ti arricchisci in fretta, del tipo Bitcoin è solo speculazione 100 per, oppure provare a vendere sotto sotto corsi cercando di spacciare qualche clickbait di Bitcoin, che ce n'è già fin troppe di pagine così. Io cercherò come sempre di fare la differenza applicando la mia filosofia, che mi sembra che piaccia. Quindi seguitemi, trovate ogni tanto il link che compare qua su Twitch per chi ci segue su Twitch nella chat, per chi ci sta seguendo invece sul tubo lo trovate giù in descrizione, ve lo lascio tra le prime righe. Ci vediamo lì, spero che apprezziate, come sempre ogni feedback è molto benvenuto, fatemeli assolutamente. Poi notizie, Homobile, vi ricordate il data leak di Homobile che finora era presunto? Ecco, oggi è stato confermato da parte dell'operatore. Quindi attenzione, se avete Homobile vuol dire che i vostri dati sono stati venduti sul dark web. Cosa vuol dire? Vuol dire che siete a rischio dei cosiddetti SIM swap attack, ovvero un attaccante, un hacker chiama il vostro provider, chiama Homobile e dice io sono, e si spaccia per voi con i vostri dati. Ascolta, ho perso il telefono, non è che mi girate il numero su quest'altra SIM? E si fa girare il vostro numero sulla sua SIM. In questo modo, se voi avete degli accessi, che ne so io, al conto bancario, a un exchange, a un wallet, a una qualsiasi piattaforma, con l'autenticazione a due fattori via SMS, lui potrà entrare, e quindi mi raccomando molta attenzione. Altra cosa, se avete la stessa password magari per l'account di Homobile, per non so se hanno un'applicazione o qualcosa che appunto richiede un accesso, se avete la stessa password lì rispetto ad altre piattaforme, forse vi conviene di nuovo cambiarla, e cambiarla appunto anche sulle altre piattaforme, proprio per evitare che chi vi sottrae la password tramite tentativi di brute forcing su Homobile avendo i vostri dati possa andare a utilizzare quella stessa password, a provarla su altre piattaforme e magari purtroppo beccarci. Mi raccomando, massima attenzione alla sicurezza, anche se non siete clienti Homobile, perché la sicurezza è prima di tutto. Con le cripto sapete che la sicurezza è un onere che ci tocca, ma è giusto così, perché noi vogliamo la decentralizzazione, vogliamo slegarci dagli intermediari, ma dobbiamo essere assolutamente responsabili, imparare ad esserlo per la nostra sicurezza. Mi raccomando, massima attenzione. E poi abbiamo il tema del giorno, ovvero Bitcoin bolla, non bolla, che succede, quanto hype c'è, come, in che posizione siamo di quel famoso grafico dell'emotività di un ciclo finanziario di un asset, all'apice, non ancora in crescita? Allora, io credo che se non siamo all'apice cominciamo ad avvicinarsi, perché ci sono varie cose che me lo fanno pensare. La copertura mediatica è la prima, oggi prima pagina sul Financial Times internazionale, la versione internazionale, come vedete è al top assoluto della prima pagina, abbiamo il nostro
nostro Bitcoin che rompe i 30.000 dollari e fa nuovi massimi, il tutto mentre, guardate caso, il mercato azionario oggi ha perso un paio di punti percentuale, ha avuto un bel inciampo e quindi continua a portare avanti quella retorica, no, del bene rifugio, della diversificazione e così via, che funziona, effettivamente è stata diffusa questa, ma questa fa parte delle cose positive, non di quelle che lo rendono una bolla. Poi abbiamo la popolarità di Bitcoin, che è veramente alta. Questo è un grafico che ho preso da Bitinfo Charts, se voi lo cercate lo trovate, l'ho condiviso anche su Telegram, e sostanzialmente mostra quanti tweet vengono fatti giornalmente con gli hashtag delle principali cripto. È vero, è una metrica che magari qualcuno dice lascia il tempo che trova, però è interessante per vedere quanto si parla di fatto delle varie coin. E Bitcoin, questa linea blu, come vedete ha un numero di tweet 100, adesso non lo vedo perché non riesco a puntarlo per bene, però 150.000 mi pare quasi, che è, vedete, vicino al massimo di fine 2017, quindi la popolarità è altissima. Qualcuno mi dice, ma su Google Trends non ancora, è vero, io ho guardato anche su Google Trends per curiosità, però considerate che Google Trends è molto selettivo nelle parole chiave, quindi magari qualcuno non cerca Bitcoin ma cerca qualcosa di affine, no? Tipo come comprare Bitcoin, che cos'è Bitcoin, come funziona Bitcoin, e qui non viene mostrato. Inoltre bisogna anche considerare una cosa: molte persone hanno già cercato Bitcoin nel passato e quindi ne hanno già sentito parlare e non è che magari lo cercano di nuovo perché sanno già di cosa si tratta. Quindi io qui non mi aspetto di raggiungere dei picchi come il 2017. Al contrario, è interessante seguire come metrica la presenza sui social di certe tematiche, perché anche se uno non le va a cercare, non va a cercare di che cosa si tratta, se ne discute, se ne parla, e il fatto che se ne parli molto è specchio del fatto che comunque siamo in una fase di forte, forte hype. Al di là di tutto, abbiamo il prezzo estremamente esteso ed estremamente instabile, la candela di oggi ce lo ha dimostrato. Abbiamo un open interest che è veramente elevato, andiamolo a rivedere di nuovo, ma adesso a meno di un drop dovuto proprio al flash crash di oggi, immagino che sia comunque sui 9 miliardi, era se non ricordo male, 9.9 miliardi, eccolo, ed è cambiato del 7% nelle ultime 24 ore. Pensate il drop che c'è stato. Adesso secondo me non è neanche aggiornato in tempo reale, quindi sono curioso di vedere di fatto il drop di oggi quanto ha svuotato i vari order book, i vari exchange di liquidità, facendo liquidare posizioni a catena. È la classica situazione, no, dove c'è un movimento di prezzo impulsivo quando l'elastico è tiratissimo e ci sono tante posizioni aperte, tante posizioni in leva, si va a far scattare una scintilla, ne abbiamo parlato tantissime volte ormai, si va ad accendere una scintilla, prende fuoco tutto e c'è a catena un effetto domino che causa questi flash dump, che poi si possono risolvere o con l'assorbimento o con la continuazione, e tra poco vediamo come riconoscere i due scenari. Bene, questa introduzione vi avrà sicuramente già asciugato, ma adesso passiamo alle vostre domande, perché questo è un live, non è un monologo, e quindi carichi, carichi, carichi. Buonasera a tutti, buonasera. Oggi avrei un sacco di cose da dirti. Bravo, cominciamo subito. Partiamo con la prima. Mi sono accorto per caso da Etherscan che circa 60 giorni fa ho ricevuto due transazioni su due dei miei wallet di token che Etherscan definisce scam. Finora non mi è successo niente. Cosa rischio secondo te e come posso muovermi? Guarda, mi viene da pensare una cosa. Probabilmente questi token possono essere... probabilmente sono un airdrop. Quindi capita veramente spesso che nasce un nuovo token e viene airdroppato a tutti i possessori di Ethereum, per dire. A me è capitato un po' di volte, infatti io dalle varie applicazioni dei wallet attacco il mio ledger e vado a dire nascondi, 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 perché un esempio è Kick Token, no? Che ne avevano airdroppati 888.888 a tutti i possessori di Ethereum. Non so per quale motivo, probabilmente per dare una distribuzione iniziale, ma poi penso che il token sia morto lì, e nella maggioranza dei casi di airdrop di questo tipo finisce
gestisce esattamente nella stessa maniera. Quindi io mi aspetto quello, non c'è nessun tipo di rischio. Il secondo è il cosiddetto Dust Attack, che prevede lo spam, no, di microtransazioni a vari address finalizzate poi, come dire, se tu li prendi e li sposti, ti seguono un po' i movimenti e cercano di captare informazioni sui tuoi address, su quali exchange usi e così via. Ma di solito non viene fatto con i token ERC20, ma con Bitcoin, perché poi questi token manco li puoi vendere, quindi io non credo, penso più all'airdrop. E ripeto, non c'è da preoccuparsi più di tanto, ignorali, nascondili e lasciali lì, che non ti succede assolutamente niente. Ciao, ma che bomba, grande, ben ritrovato. Ciao Luca, come vedi la candela daily su Ethereum dollaro? Piazza pulita di posizioni short a leva sopra i 1000 e long sotto i 900. Guarda, piazza pulita di tutto oggi. Ci sono stati volumi senza senso, pazzeschi, volatilità incredibile. Su Ethereum poi non parliamone, perché le oscillazioni che ha avuto Bitcoin su Ethereum sono esplose ancora di più, perché la candela Ethereum Bitcoin è spettacolare, è una cosa che veramente fa godere in una maniera incredibile. Tra poco ne parliamo. Ciao Luke, che ne pensi di una call dicembre 2021 a 100k per Bitcoin? Quali sono le considerazioni che fai prima di acquistare un'opzione? Quali greche analizzi primariamente? Allora, la call dicembre 2021 a 100k, ti dico, non è assolutamente impossibile. Chiaramente non ti dico succederà o non succederà, perché questo è compito suo, adesso glielo chiedo. A quanto arriverà Bitcoin a fine 2021? Vediamo, adesso ce lo dice. Io ovviamente non faccio predizioni, perché qualsiasi predizione in maniera proprio intrinseca non ha assolutamente senso, nessuno è in grado di predirlo. La sfera di cristallo dice... ha detto 150k per fine 2021. Oh, l'ha detto lei, io ovviamente non mi fido. Però io preferisco, ripeto, seguire il mercato tempo per tempo e ovviamente rimanere investito, perché nel lungo termine, al di là della predizione verso fine anno, la prossima decade e così via, io credo in una crescita di valore di Bitcoin, su quello non ci piove. Le considerazioni che faccio prima di acquistare un'opzione riguardano principalmente la potenziale volatilità. Io la prima cosa che guardo nell'acquisto di un'opzione è la volatilità. A me piace utilizzare posizioni long options, cioè acquistare opzioni, per espormi sulla volatilità come prima cosa, perché se voglio espormi sulla direzionalità del prezzo preferisco i classici futures. Quindi io preferisco avere un'operatività delta neutral sulle opzioni e, ripeto, acquistarle in caso di volermi esporre sulla volatilità, quindi se credo che ci troviamo di fronte a una potenziale fase esplosiva. E lo stesso vale per la vendita, cioè io vado a coprire le mie posizioni vendendo opzioni quando voglio ammortizzare magari una posizione spot long, per dire, o anche long speculativa sui futures, con la vendita di una call, la classica covered call, per coprirmi nei periodi di lateralizzazione, guadagnare anche, oppure coprirmi appunto da una piccola correzione. Quando vedo segni come le candele d'arresto, segni di esaurimento locale del trend, dico, sa, una piccola assicurazione potrebbe essere vendere un'opzione call e andarmi a coprire su questa eventualità. Questi sono gli utilizzi che faccio principalmente delle opzioni. Quindi volatilità, vega di conseguenza, e anche teta, perché teta poi soprattutto nella vendita delle opzioni è importante, perché ti fa capire quanto effettivamente guadagni in caso di lateralità. Mi sono svegliato giusto per la tua live. Ammazza, buongiorno, buongiorno, dai, giornata lunga oggi. Una shadow come quella di oggi non si vedeva dal 2017, semplicemente pazzesca. Vero, vero, quant'è? Vediamo. Ma queste shadow sono eloquenti del fatto, beh dai, 11%, neanche esagerata, sono eloquenti del fatto che c'è un open interest aperto pazzesco e soprattutto che sono tutti esposti long, fa capire, perché è bastato, guardate l'intraday, guardiamo sui 30 minuti, è bastato un sell off localizzato, guardate, sia qui, che ha fatto precipitare in due candele di 30 minuti, siamo precipitati, guardate il volume, subito dopo aver perso gli scorsi supporti,
precipitato immediatamente e poi subito ricomprato e riassorbito. Poi un po' di lateralità e non appena si perdono i supporti, papam, cascata fino al dump del 28.000 e dintorni. Tra l'altro un livello importante, è stato usato come bottom e tra poco lo andiamo a vedere meglio. Adesso c'è da fare attenzione perché se si va a esplodere l'intraday, adesso i 30 minuti non sono un time frame particolarmente significativo, sapete quanto io sia poco affidabile sull'intraday, però attenzione che sì, c'è stato un riassorbimento qua, però i volumi prevalenti sono ancora in vendita e quindi questi rimbalzi che stiamo vedendo sono dovuti principalmente al fatto che gli order book sono stati svuotati, quindi è facile poi rimbalzare dopo questi flash dump. Bisogna fare molta attenzione e non dare per scontato nulla, perché probabilisticamente direi che un acquisto cieco oggi tra qualche mese è ancora a sfavore, è ancora una posizione potenzialmente sfavorevole. Io di solito, per fare un esempio concreto, dico questa cosa, cioè se io acquistassi adesso con un orizzonte di 3 mesi, 4 mesi, no, un breve, abbastanza breve termine di fatto su Bitcoin, è un breve termine, che probabilità ho? Se avrò ho più probabilità di avere una posizione in guadagno o in perdita? Secondo me in una situazione come questa direi in perdita. Questo ovviamente non vuol dire che nel lungo periodo non premierebbe acquistare oggi, però insomma bisogna sempre ragionare su diversi strati, perché se uno vuole investire sul lungo periodo credo che non avrebbe senso dire ma acquisto adesso, no, bisogna fare una strategia più di lungo periodo, magari ne parliamo. Torniamo a noi. Potresti analizzare NIO e Ether? Grazie mille, sei il migliore. Caspita, NIO non la vedo da non so quanto, però l'andiamo a vedere, dai, vediamo che succede. Allora, NIO si sta scavando una tomba che è talmente profonda che se scava ancora un po', secondo me trova Lucifero, i gironi infernali e magari anche Dante, non lo so, che ci gira dentro. Io direi che è assolutamente in downtrend, tra l'altro ogni volta che guardo NIO mi si apre una ferita, perché io non so da quanto tempo voi mi seguite, ma probabilmente c'è qualcuno che mi segue già dal 2017, quando ho iniziato l'attività su YouTube, su questi canali, e al tempo io ho fatto i classici errori anch'io da principiante, perché ho acquistato delle altcoin con l'idea sì, ma io investo nel lungo periodo perché qui perché là, e NIO era una di quelle e ho realizzato una perdita atroce. Ho imparato la lezione e quando mi sentite dire che le altcoin non sono un investimento, ve lo dico per esperienza, perché mi ci sono scottato. E l'altra è la famigerata Walton Chain, che sicuramente voi ridete adesso che ve lo dico, però mamma mia, scottatura anche lì. Che dire, NIO in fortissimo downtrend, fa sempre nuovi minimi e in price discovery ribassista, quindi è assolutamente un no. Mentre l'altra che dicevi è Ether. Ether la analizziamo dopo perché è bella, è ben messa, ho aperto una posizione e quindi la tengo per le analisi appunto durante i grafici e le posizioni. Ora chiudo e ritorno su BTC per seguire quello che fa in tempo reale e nel frattempo torno da voi. Ciao Luke, buonasera. Hai visto i fuochi d'artificio su EURBUSD durante i giorni di festa? Oddio, no, cos'è successo? EURBUSD? Ammazza, oh, qualcuno si è divertito con l'arbitraggio, eh? Ma queste coppie sulle stablecoin sono curiose perché di fatto, cioè EURBUSD dovrebbe seguire l'andamento di euro-dollaro, però di fatto ci sono questi picchi dati da domanda e offerta che vanno spesso a spostarla, quindi è un'interessante opportunità di arbitraggio semplicemente. Quando c'è uno spread importante rispetto a euro-dollaro, allora vediamo se riusciamo a fare, no, è Confronta che me lo mostra qua sopra, dovrebbe, vediamo se me lo fa fare. Allora, EURUSD, volevo andare, eccolo qua, allora, stessa scala, vediamo dov'è, è quello arancione, perfetto, vi tiro via le medie mobili, così, ecco, questo fa vedere molto bene lo spread di fatto, percentuale addirittura, no, perché percentuale non c'entra niente, tiriamole via, lo spread tra il prezzo di euro dollaro, che è quello in arancione, e il prezzo su Binance di euro BUSD.
che in teoria dovrebbero essere sovrapponibili, perché BUSD mima il dollaro come prezzo e l'euro è sempre l'euro, non è neanche una stablecoin. Pertanto, queste sono, quando si discosta, sia che sia qua, sia che sia qua, è un'opportunità di arbitraggio e lo stesso verso il basso. Per chi segue magari gli spread trade, può essere appunto un'opportunità che vale la pena seguire. Niente, ve la butto lì anche per cambiare un po' le tematiche e ogni tanto introdurre qualche concetto nuovo. Benissimo, ritorno subito da voi. Tatac. Che bella la mia prima diretta, ma benvenuta Gabriella, benvenuta o benvenuto? Beh, in ogni caso spero che non sia l'ultima. Uno dei token da cui mi aspetto di più per il 2021 è RSR, visto il lancio della mainnet previsto per quest'anno. E inoltre mi sembra che siano in buoni rapporti con PayPal, e non è una brutta cosa in questo periodo. Potresti dare un occhio al grafico in USD. Altro progetto interessante è Bondly, che oggi ha lanciato il suo swap OTC, sul quale sarà possibile anche scambiare NFT, disponibile su Ethereum, Binance Smart Chain e Huobi Chain. Molto interessante e grazie per le condivisioni, soprattutto di questo Bondly, che non lo conoscevo ma approfondirò di sicuro, mentre Reserve è un progetto che a me piace molto molto. Ha sofferto un po' di troppa hype in quest'anno e il problema, aspettate che voglio andare a vedere un grafico un po' più... Tra l'altro mi avevi detto in dollari, quindi andiamolo a vedere su Huobi che c'è da più tempo. Allora, in dollari ovviamente cresce perché con i massimi di Bitcoin praticamente tutte le altcoin o quasi hanno segnato dei traguardi interessanti. Ti chiedo scusa, ma vorrei vederlo anche in Bitcoin, poi torno al grafico in dollari, visto che mi hai chiesto quello. Però anche in Bitcoin non è bruttissimo come grafico, se lo si compara a molte altre altcoins che sono abbastanza agghiaccianti. Ritorniamo al grafico in dollari, eccoci, e sostanzialmente, allora, io non ho più seguito gli ultimi sviluppi, però sapevo che quest'anno di sviluppi nuovi ce ne dovevano essere. Per chi non lo sapesse, a parte che ho fatto un video su Reserve tra i vari progetti DeFi che mi piacevano, è una stablecoin che inizialmente vuole essere legata a un paniere di altre stablecoin, quindi niente di nuovo. Ma in futuro ha l'obiettivo di andarsi a slegare dal valore del dollaro e quindi diventare una stablecoin che abbia potere d'acquisto costante, quindi inflation proof, come si suol dire, che riesca nel tempo a sopportare, apprezzare l'inflazione senza perdere potere d'acquisto. Sarebbe veramente una cosa senza precedenti, soprattutto per l'ecosistema DeFi, nella quale poi troverebbe ottime integrazioni. Non è solo legata con la DeFi, perché, come giustamente ci diceva il nostro amico che ce l'ha, la proposta è legata anche al mondo istituzionale. Ci sono dietro investitori tra cui Coinbase, e di PayPal non lo sapevo, però questo lo rende molto molto interessante. Occhi puntati assolutamente su Reserve. Il grafico in USD è valido perché sta mostrando un concreto uptrend. I massimi e i minimi sono continuamente crescenti su varie scale e pertanto la struttura è ottima. Come eventuale entry speculativo sul grafico in USD, sfruttando anche i possibili flash dump di Bitcoin, vedo bene questa area. È grossa, è vero, però magari andiamo a vedere anche sul settimanale. Eccola, guardate, qua è forse definita un pelino meglio. Questa area che va tra i 20, 0.0224 e 0.0262. Quest'area potrebbe essere un potenziale entry interessante, anche dal punto di vista speculativo. Ci va a cadere dentro anche questo supporto 0.025, quindi c'è un po' di confluenza. Questa me la salvo e la seguiamo, ok? La seguiamo anche in USD. Torno da voi. Allora, Shadow in diretta. Sì, oggi Shadow veramente è la parola del giorno. Ciao Luke, riesci ad analizzare il grafico di Band Protocol per capire se è partita la vendemmia e in tal caso dove un buon punto d'acquisto per quali target? Grazie. Allora, andiamo a vedere Band, andiamoci a dare un'occhiatina. Oggi me l'aspettavo che era giornata di analisi di grafici, eh? Allora, Band è ancora molto lontano dal recupero, eh? Guardate quante resistenze sulla testa, il supporto per ora ha retto. Sto guardando in Bitcoin per escludere la componente Bitcoin, perché se le guardiamo in dollari sono tutte belle, però
non ti dice esattamente l'informazione che vorresti avere, ovvero quale performa meglio di Bitcoin, che altrimenti entriamo in Bitcoin. Allora, 18.000 satoshi, questo cluster qua in basso, è il principale supporto che al momento fa tenere in piedi la baracca. Il problema sono le resistenze, perché di resistenze sopra ce ne sono parecchie. Una, due e tre sono le prime, quindi abbiamo il cluster che va tra nell'intorno di 22.800 sat, che è la prima resistenza. La seconda, scusate, togliamo un po' di schifezze che ho sporcato tutto. Poi la seconda è quest'altro cluster confermato da questo minimo, cluster minimo, ok? Più conferme, più forte la resistenza. Questo è 27.500 sat e dintorni. E poi infine abbiamo cluster e pool di domanda, che poi è stato violato ovviamente, 32.000 sat e dintorni, ok? Queste resistenze cosa ci dicono? Niente, ovviamente, perché non hanno potere predittivo, ma soltanto che più resistenze di queste vengono riprese, quindi movimenti tipo tac 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 tac, oppure meglio ancora papam, che le sfonda tutte in una botta, mostrano che la domanda ha preso il controllo, ok? Quindi queste resistenze possono diventare supporti e possibili entry. Chiaramente prima di valutare un ingresso io valuterei un'inversione di struttura. L'inversione di struttura per definizione si ha quando si iniziano a creare massimi e minimi crescenti. Cioè al momento è molto lontana ancora un'inversione di struttura, perché abbiamo questo scorso minimo, che è il minimo, vedete, della struttura attuale, questi sono i due minimi attuali, e in sostanza il primo segno di inversione di struttura è il cosiddetto low reclaim, quindi dovremmo andarcelo a riprendere 27.000 sat, questo deve essere bucato, quindi, e anche se lo buchiamo comunque è un segno debole, perché non abbiamo rotto l'high locale, quindi il massimo sarebbe riprenderci anche la high, l'apostrofo high, in un'unica botta, quindi in un unico movimento. Questo farebbe capire che la domanda domina per davvero, e poi andare a cercare il low in maniera più alta rispetto a questo, cosa che ovviamente è ancora lontana. Nel frattempo, più da vicino possiamo dire di queste resistenze che più ne riprendiamo e più diventano eventuali trampolini per degli entry, però entry speculativi sul breve, secondo me. Ripeto, l'inversione, cioè invertire un downtrend del genere, diventa molto complicato e richiede tempo, quindi io non andrei a operare in maniera affrettata su una coin che ha subito un così forte downtrend e che tuttora è in vigore il downtrend in maniera affrettata, ma tenderei ad aspettare, che suona male, un consolidamento prolungato e un'eventuale ripartenza, oppure un segno molto forte, molto deciso da parte della domanda. Altrimenti c'è di meglio, secondo me, anche nel panorama altcoins. Ho notato che blockchain layer 2 stanno andando di brutto, Loopring o MySGo Injective Protocol. Non l'avevo notato, però ultimamente si parla tantissimo di layer 2 per Ethereum. Allora, andiamo a vedere Injective, sì, beh, in uptrend, ma secondo me su Injective c'è una bella FOMO dovuta al fatto che sta crescendo molto velocemente. È un protocollo Injective per il trading di derivati on-chain, quindi il trading di derivati decentralizzato. Immaginatevi un Binance Futures, un BitMEX, un Bybit, un FTX, decentralizzato, bomba, pazzesco. E altre cose, dicevi OMG, che io l'ho cancellato di peso, OMG, OMISGO, OMISGO è ancora abbastanza in downtrend. E poi cosa avevi detto? Loopring, vabbè, Loopring è bello, è utilizzato tra l'altro da alcuni DEX. Loopring, ecco, Loopring ha spinto invece, però anche lui, vedete che il low è ancora più basso, però ecco, questa botta di domanda è quella botta di domanda che vorrei vedere su Band, che attraversa tutte le resistenze, e quello potrebbe essere un indice di tienimi d'occhio. Però anche Loopring non è che mi piaccia molto come grafico, perché vedete, a parte tutta questa questo essere spezzato, tutte queste shadow che fanno vedere che c'è poca liquidità su questa coppia, e in ogni caso la struttura è ancora ribassata. Attenzione, non facciamoci ingannare, però è vero, dà dei bei segnali. Andiamo avanti.
Ieri ho visto la live di Coinsquare sperando che spuntassi anche tu. Eh sì, guarda, purtroppo non sono riuscito perché dovevo partecipare, però io nel weekend ho detto mi prendo una pausa, stacco un attimino, perché altrimenti è un delirio, non si stacca mai. E quindi purtroppo non sono riuscito neanche a passare per un saluto, ma sempre grandissimi gli amici di Coinsquare, spero di avere l'opportunità presto di ritornare con loro a fare i Crypto Avengers. E nel frattempo ovviamente tanti auguri Bitcoin, perché ieri era il compleanno del blocco Genesis. Ciao ragazzi, senti come pompa questo pippero. Buonasera Luke, la scorsa volta me lo son segnato che avresti iniziato le live in orario. Hai ragione, ci sto lavorando, dai, work in progress. Ciao Luke, una tua valutazione del Cold Card Wallet. Caspita, me lo state chiedendo tutti, ma che è? Non lo conosco ancora, non ci ho ancora guardato. Ciao, secondo te nella composizione del portafoglio è una buona cosa inserire una coin con bassa supply, oltre che ovviamente Bitcoin e Ether, tipo Aave? Beh, Aave è una discreta coin, cioè bassa supply per me vuol dire tipo nella 200esima posizione. Aave è una bomba, cioè nel mondo DeFi è un pilastro, un caposaldo. Però io ti dico, non ragionare in maniera di scommessa, cioè ovvero del dire bassa supply quindi può salire molto, perché altrimenti non è da portafoglio investimenti, c'è una scommessina. Se tu mi dici può avere senso fare una scommessa su un altcoin, io ti dico sì, però sappi che è una scommessa, cioè non chiamarlo investimento perché altrimenti ti inganni da solo. La scommessa è come dire, non lo so, spero che esploda o perdo tutto se va a zero oppure esplode, è come quasi come giocare un gratta e vinci. Poi è vero, se uno magari fa un po' di ricerca può anche trovare quella coin che ha più probabilità che esploda, però sempre una scommessa, cioè è impossibile prevederlo in anticipo. La classica domanda qual è la prossima altcoin che farà 100 per è una domanda che non ha risposta, perché chi ti risponde ti spara cose a caso che non sa nemmeno lui se sono vere oppure no, ci può sperare al massimo. È per te un buon punto d'acquisto quello attuale per Ethereum, dove potrà ritracciare? Tra poco guardiamo il grafico Ethereum Bitcoin. Sei sempre dentro a Yearn Finance? No, sono stato stoppatissimo su Yearn Finance. Non so se vi ricordate che avevo, eccolo qua, era lo stop loss a 0.089, un po' sotto in realtà. Sono stato brutalmente stoppato e adesso sicuramente pomperà. Preparatevi, perché quando vengo stoppato io poi la coin pompa. Ahimè, uno stop ogni tanto va preso. Allora, dove siamo arrivati? Seconda Prime per te, sei un punto di riferimento per la mia formazione, ma grazie davvero, e grazie a chi si abbona utilizzando Twitch Prime. Vi ricordo, se avete Amazon Prime, si chiama in realtà Prime Gaming, credo, potete abbonarvi al mio canale gratuitamente ed è come farmi una piccola donazione per voi a costo zero. Io vi ringrazio di cuore perché è un sostegno per il mio lavoro e in più appunto per voi a costo zero. Il fatto che siamo quasi ai massimi per interesse su BTC cosa ti dice? E mi dice che comunque se ne inizia a parlare parecchio, e questo vuol dire che siamo nella parte di FOMO Retail, no? Io uso come cartine tornasole alcuni gruppi su Facebook e su Telegram dove so che la maggioranza dei componenti sono retail nuovi, no? Dove ci sono le classiche domande che te lo fanno capire. Quando vedo che l'attività incrementa vuol dire FOMO di solito, e poi di solito appunto dopo la FOMO abbiamo il crash, il bear market, quello che sarà, e di solito questi ultimi arrivati buona parte vengono scremati e rimangono quelli che invece hanno un po' di coscienza e vogliono imparare. Questo è il discorso. Complimenti per Instagram, grazie mille, e spero davvero, cioè ci punto molto, vorrei fare grandi cose. Spettacolare tra l'altro come GRT sia passato da hype a totale indifferenza, classicone, dai. Tra l'altro non l'ho mai capita sta cosa su GRT, da dov'è saltata fuori tutta questa hype. Io ho visto, mi ero fin incuriosito da capire che cosa fosse, ma da lì a sentirne parlare ovunque, cioè veramente ho detto ma perché, per quale motivo, era su Coinbase Earn, poi Coinbase l'ha listata, c'è stato un listing quasi, non lo so, organizzato in corrispondenza da tutti gli exchange contemporaneamente, pazzesco, boh. Tezos, prossimo pump va a $5, osservando Tezos USD su Binance dall'inizio. Allora, Tezos che io sappia sta andando maluccio,
È tragico, Tezos, attenzione. Guarda il grafico in Bitcoin più che in dollari, perché fa capire molto sul suo andamento, fa capire che anche lui si sta scavando una bella fossa profonda, va che roba. Minimi storici e price discovery ribassista, con un downtrend che lo ha portato, papam, a fare un tuffo di testa del meno 85% dallo scorso massimo. Molta attenzione con queste altcoin, non facciamoci ingannare dai grafici in USD. Allora, provo a richiedertelo anche in questa live. Hai visto l'airdrop dell'NFT di txstreet.com? Io l'ho preso, ho dovuto solo pagare le spese di transazione. Se apri il sito basta schiacciare sui regali in alto sulla blockchain di Ether. Allora, non so di che cosa si tratti. Un airdrop dell'NFT di txstreet.com. Se qualcuno lo conosce, se può dare un riscontro, può dire qualcosa. Prima di dirvi fatelo, non me la sento di dirvelo perché non so di che cosa si tratta. Ciao Luke, sempre presenti. Per quanto riguarda la moneta digitale ucraina, dice che porterà un po' di aria fresca a Stellar. Guarda, secondo me no, è tutta speculazione, perché di fatto è bello e interessante che abbiano usato la blockchain di Stellar, ma vogliono usarne una loro versione privata, quindi non ho capito bene se sarà un fork di fatto oppure una nuova blockchain costruita sul consenso di Stellar, quindi utilizzando soltanto il framework del consenso di Stellar. Fatto sta che il pump di oggi mi sembra veramente pura speculazione, che non penso che andrà avanti per molto. Personalissimo parere. Le alt pompano e la dominance non scende. Per me 2% non è un granché. Parliamone adesso. Oggi ha avuto una bella picchiata la dominance, perché insomma è un dump importante. Attenzione, questo non vuol dire alt season, fermatevi, non gridate alt season prima del dovuto perché vi fate un male cane, perché per il momento la dominance è ancora in uptrend, in forte uptrend. Oggi ha avuto i primi segni di inversione, ovvero due candelone rosse ieri e oggi, che sono andate insomma a spazzare via un bel po' di passato, quindi che dire, vale la pena sicuramente seguire questo grafico, però attenzione a non esporsi troppo in anticipo, perché potrebbe tranquillamente rimbalzare e andare avanti. Io ve l'ho detto, lo sapete ormai, non ve lo ripeto neanche più per non farvi venire la nausea, aspetto come primo segno il cross con la EMA 30 giornaliera, la chiusura proprio sotto, e poi il cross ribassista EMA 9, EMA 30, e ogni segnale di quel tipo che ho in più aumento la possibile esposizione in alt. Per adesso è ancora al minimo, la mia regola mi impone ancora di tenerla al minimo perché le due medie mobili sono abbastanza distanti, quindi il trend è bello accelerato e anche un drop del genere non è che vada più di tanto a inficiarlo, quindi attenzione che, ecco, per capirci, che non si ripeta un pattern di questo tipo con salita, drop e poi riparte, ok? Potrebbe tranquillamente questa cosa ripetersi di nuovo, e quindi se andate long sulle altcoin adesso volendo anticipare l'alt season c'è il rischio di ritrovarsi di nuovo nel pieno di un'onda ribassista. Non conviene, bisogna fare attenzione. Allora, ciao Luca, potresti fare un'analisi di CEL sia dal punto di vista tecnico che fondamentale? Guarda, dal punto di vista fondamentale non c'è molto da dire perché è semplicissimo il business model di Celsius, ovvero il token CEL dà incentivi interni alla piattaforma. Tu li detieni, tu hai più interessi, tu hai, mi pare, anche, cos'è che avevi, degli sconti sui prestiti, insomma degli incentivi sulla piattaforma stessa. Al di fuori non ha alcun valore, chiaramente, quindi è uno utility token ai massimi, non dà diritto a nessun dividendo, e quello è. Le cose che mi convincono meno sono la distribuzione dei token sell, perché pochi address ne hanno tanti, ma tanti, e quindi mi sembra un po' centralizzato, non lo so, a me non ha mai convinto, ma non mi convincono in generale queste tipologie di token, può essere sell, può essere nexo, quelli delle CeFi in sostanza, perché mi sembrano un po' pompati artificialmente dalle piattaforme stesse. È vero che la loro utilità è quella e quindi ci sta, però mi sembra che veramente si stia tirando un po' la corda con queste cose, pompare gli interessi per incentivare l'holding, insomma c'è il rischio che poi nel momento in cui anche lì si scatena un inizio di sell off, fa la fine. Non so se avete presente il token CRO di crypto.com, che ha vissuto un downtrend importante. Secondo me c'è il rischio che la stessa prospettiva si vada a ripercuotere sul token di sell, proprio perché un innesco di downtrend fa perdere
perdere l'incentivo a detenerlo e uno dice, boh, mi conviene venderlo, realizzare il profitto e abbassare un po' i tassi di interesse che guadagno, ma non espormi al downtrend. E questo genera un effetto a catena che è pazzesco e devastante, quindi è il motivo per cui io tendo a ignorarli. Ecco, dal punto di vista del grafico, chiaramente adesso sta pullulando l'uptrend, perché ha avuto delle fasi paraboliche veramente allucinanti, e questo è un enorme punto esclamativo, attenzione, perché questo è estremamente parabolico su Bitcoin parabolico, quindi cioè non lo so, attenzione davvero, bisogna fare molta attenzione e non sovraesporsi su certe situazioni. Ciao, che ne pensi della salita di Ether negli ultimi giorni? Ma guarda, Ether, se c'è una coin che merita di salire è lei. Io sono estremamente di parte, ma ripeto, secondo me il 2021 per Ether potrebbe essere un anno molto molto interessante, perché l'interesse istituzionale di Bitcoin credo che si rifletterà almeno in parte anche su Ether. Da vedere, da vedere. Ciao Luca, secondo te l'interesse dei retail su Bitcoin e cripto in generale è solo all'inizio o siamo già ad un buon punto? Secondo me non c'è ancora tanto interesse da gridare alla bolla, stile 2017, ma ho paura che tra qualche settimana potremmo ritrovarci in quella situazione. Guarda, prima abbiamo provato a rifletterci insieme sul discorso della popolarità, di quanto se ne parla e così via. È vero, non siamo secondo me ai livelli del 2017, ma bisogna anche contestualizzare il fatto che comunque molte persone ne hanno già sentito parlare, ok? Quindi secondo me non ci sarà mai lo stesso impatto così frontale che c'è stato nel 2017. Io credo che lo sentiremo meno, la FOMO, anche se in realtà c'è ed è palese, perché io quando vedo il servizio delle Iene su Bitcoin, quando vedo Bitcoin alla Rai, al TG, sulla Repubblica, che dicono delle castronerie giganti, io mi auguro che meno persone possibile diano per vera quell'informazione, che è informazione tossica e disinformazione, a me viene da pensare, boh, ci siamo, cioè chiunque adesso ne vuole parlare, vuole dire la sua, anche senza arte né parte. E quindi, che dire, io credo che siamo in quella fase lì, non so esattamente dove, perché una bolla può andare avanti ancora un mese, potrebbe andare avanti ancora due mesi, ma potrebbe anche scoppiare domani. La domanda da farsi è sempre quella: io quanto mi voglio esporre al rischio? Che precauzioni sto prendendo nell'eventualità? Andiamo a vedere i grafici adesso a tal proposito, perché secondo me ne vale la pena. Partiamo proprio da Bitcoin, che l'abbiamo contestualizzato a sufficienza, insomma in fase di crescita parabolica. Guardate le trend line, le tengo lì come memento, nel senso che sono sempre più inclinate verso il cielo, tra un po' sarà verticale, quindi la prima candela rossa violerà la trend line. No, scherzi a parte, il trend è accelerato parecchio, ma parecchio parecchio. Però la domanda è sempre dominante, ce lo dice il fatto che, vedete, ogni dump localizzato viene assorbito. Questo vuol dire che c'è gente che compra, e finché la gente compra il trend permane. Tuttavia bisogna tenere in considerazione che prima o poi la domanda si esaurisce. Perché? Perché avranno comprato tutti, cioè tutti coloro interessati. Chi vuole holdare lo holda, ok? Chi lo sta comprando lo compra, chi vuole speculare specula, ma a un certo punto non è che tutti vanno avanti a comprare all'infinito, chiaro? Soprattutto considerando che dall'altra parte c'è la pressione in vendita, quindi c'è chi ha comprato due anni fa e vuole realizzare profitto perché a lui interessa solo speculare, benissimo, pressione in vendita. C'è chi ha delle exit strategy fisse che vende un tot ogni tot, pressione in vendita. Ci sono le istituzioni che devono realizzare dei profitti in euro per dichiarare non so che cosa, devono vendere perché hanno dei clienti che richiedono, insomma tutte queste possibilità danno pressione in vendita, e questo ovviamente unito al semplice mercato dello short, che è anche quella pressione in vendita. A un certo punto, dopo che un trend parabolico continua, la pressione in acquisto tende ad esaurire e la pressione in vendita poi prende il sopravvento, e quando il mercato inizia a realizzare questa cosa c'è un effetto domino che va ad invertire completamente la psicologia, ovvero tutti capiscono che la bolla è scoppiata, no? Si inizia a dire questo, tutti vendono alla cieca, chi ha comprato ai massimi vende, chi ha comprato prima vende, senza sapere bene il perché, e quindi si innesca poi la fase correttiva.
che solitamente dura molto più della fase di crescita e non si può sapere dove arriva, perché non ci è dato prevedere il futuro. Si può andare a tracciare i livelli, ma non ci è dato prevedere il futuro. Quello che dice questa palla di cristallo, sì, può essere vero, ma può essere no. È più volte, più sono più le volte che non lo è. Quindi, noi cosa possiamo fare concretamente per affrontare questa tipologia di scenario? Allora, se siamo investitori, non ci dovrebbe toccare più di tanto la situazione. Perché? Perché abbiamo una strategia di lungo termine. Una strategia di lungo termine solitamente prevede anche un ribilanciamento, una rianalisi periodica del proprio portafoglio. Ne abbiamo parlato in più occasioni. C'è magari il comparto liquidità, cash, ogni tanto andiamo a ribilanciare, quindi se il prezzo continua ad aumentare, noi trasferiamo parte del profitto di Bitcoin nel comparto cash per mantenere il nostro equilibrio in percentuale. Al contrario, durante la correzione noi andiamo a trasferire liquidità nel comparto Bitcoin per riequilibrare di nuovo le percentuali. Io sinceramente non andrei ad alterare le percentuali a favore di Bitcoin durante una fase rialzista, tenderei a mantenerle più o meno costanti. Io di solito le mantengo praticamente sempre costanti, non vado a cambiare quasi mai le percentuali di allocation del mio portafoglio, se non in caso di eventi importanti, come ad esempio durante il periodo di crescita della DeFi, ho incrementato del 5% la mia esposizione su Ethereum, e questo era un fattore fondamentale, non banalmente basato sul prezzo o sul trend, proprio perché c'è il ragionamento dell'investimento. Poi ci sono ovviamente degli accorgimenti che si può prendere un po' più pro per andarsi a coprire in caso di eventuali correzioni. E qui viene in gioco però il trading, quindi non lo può improvvisare l'investitore della domenica. Adesso non voglio essere offensivo, ma il neofita che vuol fare il suo piano d'accumulo, vuole esporsi in Bitcoin, gli conviene limitarsi ha una strategia di investimento di lungo periodo con un eventuale ribilanciamento, così ammortizza un po' la situazione appunto nel lungo termine. Chi invece mastica un po' il trading e riesce a introdurre dei concetti di trading anche nel suo investimento può tenere d'occhio l'eventualità di una copertura short. Copertura short da attuare nel momento in cui inverte la struttura di mercato sul time frame giornaliero. Abbiamo una struttura che è molto forte perché abbiamo massimi e minimi crescenti praticamente da quasi 6 mesi, è un continuo in quest'ultimo ciclo ad avere massimi e minimi crescenti. Quindi il fatto che si inizia a invertire la struttura, quindi facciamo un low, un lower high e poi un lower low, questo è un inizio di inversione di struttura e quindi è un'eventualità di apertura di una posizione di copertura short, ad esempio, che non vuol dire avere uno short nudo, attenzione, perché short nudo vuol dire che io speculo, vuol dire che io sono esposto al dollaro, punto, sono flat, e vado ad aprire una posizione short perché speculo sul ribasso. Se io possiedo Bitcoin, io sono esposto, si dice spot long, e quindi posso, anziché vendere i Bitcoin, andare ad aprire una posizione speculativa short per coprirmi in caso di ribasso, in caso di correzione. Una gestione dello short in questa maniera è finalizzata a cavalcare il più possibile la fase correttiva e arrivare alla fine che io ho più Bitcoin di quanti ne avevo prima. Questo è un po' lo scopo dello short di copertura. Quindi i livelli da tenere d'occhio sono sempre gli stessi di quelli che abbiamo visto per eventuali movimenti speculativi a rialzo, perché ovviamente la speculazione adesso non ha senso farla short, non abbiamo inversione di struttura, abbiamo la domanda che prevale e quindi ha senso, se uno vuole proprio essere aggressivo, aprire posizioni speculative, andare a seguire tutti i livelli di supporto e agire su quelli. Chiaramente questi dipendono poi dall'operatività che uno ha, ci sono i livelli di supporto più ad alto rischio, quelli più a basso rischio e a maggior rischio di miss, come si suol dire. Adesso magari gli andiamo a dare di nuovo un'occhiata, ma la perdita, quindi di nuovo questi supporti valgono sempre e la loro perdita al contrario non ci fa più da specchio per una posizione long, ma ci può dire attenzione che inizia ad indebolirsi il trend. Quindi i segni per la possibile inversione del trend sono: 1, perdita
scelta dei supporti principali, ok? Che vuol dire che la candela ci chiude sotto. I supporti principali non sono quelli intraday, attenzione, perché questo qui non lo vedete neanche perché è visibile su un time frame che sono le 4 ore. È questo clusterino qui, il livello 29.870, come vedete. Quindi la perdita di questo supporto, sì, fa vedere che un po' dampiamo, però non è certamente la perdita di un supporto importante. Ma questo è intraday, quindi neanche questa è la perdita di un supporto importante. Il primo supporto visibile sul daily è questo qui nell'intorno dei 26.400. Quindi vedete quanto è lontano. Cioè questo fa capire quanta FOMO c'è. Non c'è nemmeno un supporto qua sotto visibile su time frame giornaliero. Il primo segno quindi sarebbe di fatto la perdita di questo supporto, che è cosa che sembra ancora molto lontana e quindi probabilmente non sarà neanche il primo segno. Sarebbe il primo se il supporto fosse da queste parti, ma non lo è. Il secondo segno è la creazione di un low, ok, che fa capire che l'ampiezza del movimento, quindi dal massimo locale in chiusura al low, è abbastanza importante. Quindi che ne so, è un 10%, io di solito uso il 10% come valore più o meno di riferimento. Se facciamo uno swing che fa perdere da qui a qui il 10%, quello è un segno che comunque c'è una correzione importante, perché vuol dire che la domanda non l'ha assorbito, se ci arriviamo, io intendo sempre in chiusura, la domanda non l'ha assorbita, ha lasciato flettere del 10% il prezzo. Questo vuol dire che già c'è un po' di sbilanciamento, cioè almeno non c'è più la FOMO che c'è adesso, che non appena il prezzo scende tutti comprano il dip, ok? Quello è un segno. Poi, una volta che abbiamo la flessione, abbiamo poi la ricerca ovviamente dell'high, perché il mercato è sempre ciclico, va su, va giù, va su, va giù. Quindi flessione, termina la flessione, ritorna in gioco la domanda, c'è da capire quanto è forte la domanda, ritorna a salire, c'è la cosiddetta ricerca dell'high. La ricerca dell'high può finire in vari modi, può finire con un higher high, e ovviamente quindi questo diventa un buy the dip anche lui, può finire con un equal high, e quindi questo è un pari e patta, perché poi si rilancia con la ricerca del prossimo low, e può finire invece con un lower high, come in questo caso. Ecco, il lower high è un altro segno di potenziale inversione di struttura. Quindi questo già ci suggerisce due tipologie di operatività di diversa aggressività. La prima, quando vediamo che abbiamo una candela importante che perde dei livelli chiave e che flette per un po', un movimento che flette per un po', già possiamo iniziare a valutare quegli stessi livelli chiave persi e, volendo, aprire delle posizioni con ordini limit short già lì, prima ancora del retest. Ovviamente questo è il massimo rischio possibile immaginabile, ok? Una cosa simile io l'avevo fatta, ovviamente con insuccesso, in zona qua, vedete? Ecco, per capirci, da questa parte. Ci trovavamo qui, io avevo la mia posizione spot long e tutto quanto. Ho visto queste due candele che hanno perso, vedete, questo pool di liquidità importante di domanda, e allora avevo aperto proprio sul retest di questo pool una posizione short che poi mi è stata stoppata, perché non c'è mai certezza, no? Nel trading è così, bisogna togliersi dalla testa l'idea della certezza. Ovviamente una posizione short di questo tipo non potrà mai coprire subito tutta la posizione spot, non avrebbe nessun tipo di senso, sarebbe un esporsi a un rischio ciclopico senza nessuna ragione, ok? Bisogna fare molta attenzione a dosare la dimensione della posizione in base al rischio. Però questo è il massimo come aggressività. Adesso vi ho fatto vedere un esempio che è andato male, però vi potrei fare vedere anche tanti altri esempi andati bene, perché questa è una cosa che tende a funzionare e a dare il massimo rischio rendimento. Esempio, guardate questo top di giugno 2019, c'è stato il top, ok? Poi c'è stata la flessione importante e poi c'è stato il lower high, vedete, la ricerca dell'high è stato lower e poi c'è stato il lower low di conferma. Qua vi sto già anticipando lo step successivo, che è il lower low, e come vedete qua ci sono state un po' tutte le possibilità, perché c'è stata la possibilità, adesso qui di nuovo non c'erano supporti, quindi diventava difficile andare a vedere un livello chiave su cui andare a posizionarlo short dopo il retest, però dopo il lower high e il drop qua
qua sotto, vedete, questo era diventato un livello chiave. Quindi volendo si poteva utilizzare il suo retest per aprire la posizione short. Lo stop loss solitamente si tende a mettere sopra i massimi, ovvero la posizione è invalidata nel caso in cui andiamo a proseguire il trend rialzista. Chiaramente nei casi di copertura, non essendo una posizione speculativa mirata al centimetro, al millimetro, ci si può permettere di dire: io, ok, questo è l'obiettivo retest, però tutta l'area che va dal retest a qua è buona per entrare, perché comunque io voglio mediare il più possibile al rialzo il prezzo medio dello short. E quindi, fermo restando che l'unica certezza è che lo stop loss deve essere sopra i massimi, e poi vado a distribuire la posizione il più possibile sul retest dell'area persa dopo un movimento che mi fa capire che l'offerta ha iniziato a prevalere sulla domanda. Spero di essere stato chiaro e non troppo complicato da seguire. Ledging short è già un argomento abbastanza avanzato, però è utile capirlo, insomma. E per chi non vuole fare edging short, tutto questo comunque ha senso per capire dove, cioè che segni si possono utilizzare per andare a individuare un possibile top, perché questa è la struttura di un top, quella che vi ho appena mostrato. Adesso chiaramente siamo ancora molto lontani dal formarsi di una struttura di top, un costrutto di top, ma attenzione a quelle possibilità lì. Quindi perdita di supporti importanti, flessione importante non assorbita dal mercato, quindi realizzata con chiusure di candele, la perdita delle trend line la tengo buona fino a un certo punto, poi lower high o equal high e poi lower low. Tutti questi sono segni sempre più rilevanti di una possibile inversione di struttura. Nel mentre ci sono sempre questi livelli chiave che possono essere utilizzati in FOMO mode per fare il cosiddetto buy the dip. Ricordo che tutti questi non vogliono essere consigli finanziari, io vi sto solo dicendo delle osservazioni a scopo di condivisione, ma tutto deve essere sempre parte di una strategia che parte da voi, perché se usate dei supporti di altri, dei livelli di altri, dell'operatività altrui per copiarla, non avrete mai il controllo dei vostri trade. Quindi non fatelo, mi raccomando, ragionateci. È utile secondo me vedere l'operatività altrui per prendere spunto e per imparare, ed è il motivo per cui lo faccio, però mi raccomando, non copiatela così ciecamente, perché altrimenti non risolviamo un bel nulla e l'effetto che si ottiene è pessimo. In ogni caso, guardate, ci sono i livelli che si dividono in due categorie, quelli intraday e quelli daily. Quelli intraday sono più deboli e fin tanto che reggono ci fa capire che la domanda comunque vince. Guardate questi ultimi due. Allora, abbiamo questo clusterino intraday che oggi è stato attaccato violentissimamente ed è anche il più vicino al prezzo, chiaramente. E poi abbiamo questo pool invece intraday, guardate, tac, è stato utilizzato più volte e oggi ha tenuto botta, quindi è stato un ottimo livello, ok? Quindi chi ha fatto qualche buy the dip su questi livelli si è trovato abbastanza bene. Tuttavia, attenzione, perché sulle 4 ore, come vedete, abbiamo un primo potenziale segno di incrinamento di struttura, quindi attenzione a fare troppi buy the dip, perché il buy the dip di solito va bene la prima volta, ma già la seconda potrebbe andare non tanto bene, ovvero lui dippa e la domanda assorbe, però se poi va a dippare di nuovo, va ad attaccare ancora, la domanda si è già stata soddisfatta. Quindi a meno che non ce ne sia una svalangata, quindi che siamo ancora in pienissima FOMO, c'è il rischio che non regga più e che stavolta vada a pescare più in basso. Quindi molta attenzione a utilizzare più volte lo stesso livello, può valere magari per i livelli molto importanti, quindi quelli dal daily in su, ma per i livelli intraday occhio, perché tendenzialmente non sono così forti. Comunque, scendendo, poi ci sono gli stessi che abbiamo visto le ultime volte, ovvero 26.000 e 26.500, quest'area valida nel daily, che è un pool più cluster, perché il cluster è questo blocchettino qua e il pool il sottostante. E poi a scendere abbiamo il livello chiave, questo range che è 23-24.000, un range che è durato un po' di giorni ed è l'unico livello chiave dove c'è stato un po' di accumulazione, dove c'è stato un po' di movimento. Infatti se guardate anche il profilo dei volumi, vedete che lì è il primo
non so come chiamarlo, no? Ma è la prima area dove c'è stato un po' di concentrazione di volumi e un po' di pausa, e quello quindi fa capire quanto sia un livello importante, cioè può essere un potenziale attrattore nel caso di correzione. Una correzione che punta qua è una correzione comunque di moderata entità, perché dopo un uptrend del genere, altrimenti c'è la solita area 20K, che potrebbe essere l'obiettivo per una correzione di più rilevante entità. Sotto i 20K si parla già di un'inversione di trend, quindi vuol dire che ci toccherebbe una parte di bear market conseguenza di questa bolla. Qua ovviamente sono andato molto avanti, ma d'altronde la cosa più immediata da seguire, ve l'ho detta prima, ed è l'osservare il potenziale costrutto di top che si potrebbe formare. Andiamo a vedere Ether. Allora, Ether, mi sono concesso una posizione perché, guardate, allora la posizione ormai la conoscete perché ve la condivido da tanto tempo, da tanti live, e in sostanza il setup era basato intorno a questo livello di prezzo qua, l'area chiave per la definizione del bias, che l'avevamo individuata a causa di questo pool gigante di domanda che faceva da top, no, in questa specie di ciclo, in questa fase laterale. Quindi il fatto che noi l'avevamo perso e poi ripreso mi faceva un po' capire che in sostanza qua della domanda si stava scatenando, e quindi io ho utilizzato questo livello come entry. Ho spalmato un entry diviso in tre che mi è stato fillato subito, e avevo messo lo stop loss sotto lo 0.024. attenzione, se la candela giornaliera chiudeva lì sotto. Quindi non mi è stato spazzato via, fortunatamente, perché se avessi messo lo stop classico, vabbè, a parte che l'avrei messo sotto la shadow comunque, ma se l'avessi messo sotto al cluster mi sarebbe stato sbranato. Non ha chiuso lì, fortuna, qua è la fortuna, fa sempre la sua parte, non c'è niente da dire, uno osserva i livelli e tutto quanto, ma la fortuna alla fine un ruolo ce l'ha sempre nel trading. E poi è ripartito, quindi ha sfondato una e due altre resistenze, il che ci fa capire quanto sia improntato al rialzo, e pertanto niente, seguo la posizione, la struttura rimane discretamente rialzista su svariati time frames, al punto tale da far venire quasi voglia di fare compounding della posizione, ovvero di incrementare il long. In che modo? Allora, c'era il secondo setup che io avrei seguito nel caso in cui avesse pompato prima di andarmi a retestare questo. Volevo aggiungere un'altra cosa riguardo alla mia posizione. Vedete, io di fatto ho sbagliato l'entry, se vogliamo essere pignoli e osservare bene l'andamento, la dinamica, perché l'entry perfetto era questo pool di liquidità. Tuttavia, che immaginatevi, no, io la posizione l'ho aperta, ci trovavamo più o meno qui, ok? Dopo la reazione, il reclaim dell'area e il pump. Era palese, no, che la domanda è originata da qui. Tuttavia, andare a riposizionare un entry qua dentro significava alta possibilità di miss, ovvero me lo sarei perso con buona possibilità, perché col senno di poi è facile. Però prima che si verifichi il movimento, andare a dire che ritoccherà proprio lì prima di partire, capite che stiamo andando a fare un assunto molto meno probabile del dire retesterà questo pool, ok? Quindi ho trovato un compromesso, ho scelto un compromesso per minimizzare il rischio di miss e mettermi a rischio di più di un eventuale stop loss o di un rischio rendimento peggiore, ok? Niente, volevo puntualizzare questo. Riguardo al compounding invece abbiamo il setup 2, quindi adesso che il daily vedo che sta chiudendo bene, quindi se chiude da queste parti molto lontano dalle due resistenze riprese è una conferma, la domanda domina, e quindi occhio al retest, nel senso 1 e 1-2 diventano due papabili entry per il compounding della posizione. Io adesso non voglio violare la mia regola, quindi fin tanto che la dominance rimane lì, non ancora con i cross e tutto quanto, io rimango esposto così perché il mio 2% ce l'ho già, è un R, quindi sono già esposto. E però se dovesse continuare questo trend delle altcoin, terrei d'occhio l'eventuale retest di Ethereum su queste due aree per aprire un'ulteriore fetta di posizione e rafforzarla. Questo perché comunque mi sta piacendo parecchio l'andamento di Ethereum. Ripeto, prima di buttarsi a pesce nelle altre altcoin, aspetterei segnali più forti, è sempre una mia personale opinione, non è la verità assoluta, però aspetterei segnali più forti da parte della dominance.
Bene, questo è tutto per quanto riguarda le analisi e purtroppo mi sa che abbiamo anche raggiunto l'ora. A proposito di entry, come gestisci gli inserimenti da Fiat? Ma guarda, in realtà non fanno se stai chiedendo a me, non lo so, magari era una risposta a un altro amico della community, ma io non, a me non capita mai di fare trading direttamente da Fiat, io lo faccio soltanto in Bitcoin. Però se tu fai trading sulla coppia Bitcoin-Euro, insomma, il senso dovrebbe rimanere quello, non è che ci sono particolari regole diverse. E volevo dirvi un'ultima cosa per chi fosse interessato, che su FTX hanno introdotto la possibilità di fare lending. Adesso lo refrescio perché i tassi cambiano molto spesso, però in sostanza ci sono dei tassi potenzialmente interessanti, adesso sono scesi un po'. Su USD stamattina era il 100% annualizzato, dipende un po' dalla domanda e dall'offerta, però vi consiglio di darci un occhio perché reputo FTX un exchange affidabile, io stesso lo utilizzo tutto quanto, quindi è una possibile alternativa alle piattaforme CeFi. C'è da vedere adesso quanto si stabilizzano i tassi, perché se dovessero essere, insomma, del 20-30% già sono ottimi. Se dovessero scendere o essere troppo fluttuanti, diventa un po' meno interessante. Boh. Se vi interessa, magari approfondiamo in un video dedicato. Che dire, amici, questo è quanto in realtà. Non voglio dilungarmi troppo perché tanto noi ci rivediamo mercoledì in diretta e a tal proposito vi chiederei quasi se preferite le 18 alle 21, perché io ultimamente l'ho fatto alle 21 di mercoledì, ma c'era sempre meno gente rispetto alle altre live delle 18, quindi rifarò un sondaggio per chiedervi un po' una nuova opinione per gestire al meglio i live, ore 18, ecco infatti, 21, 21, via, via, parte la guerra 18 a 21, spammate, spammate. E vediamo un po'. Io comunque farò un sondaggio, ripeto, su Instagram, su Telegram. Adesso ormai sono orientato su quello. Nel frattempo, amici, io vi ricordo, seguitemi su Instagram perché ne varrà la pena. Io ci conto molto. Punto molto su questo canale per dare informazione a tutti, contenuti fruibili da tutti. Quindi farò lo sforzo di creare contenuti non troppo tecnici e aprirmi a un pubblico il più ampio possibile, che è molto importante per permettere una sana conoscenza di Bitcoin a tutti quanti. Amici, di nuovo, grazie per avermi seguito. Ci vediamo mercoledì, vedremo se alle 18 o alle 21. Adesso stop spamming, please. E nel frattempo ci vediamo sugli altri canali social, sapete dove trovarmi. Amici, di nuovo buon anno, buon inizio 2021 con questo pump di Ethereum e ci vediamo on the moon.